Presidente, buon pomeriggio, auguri di vero cuore, come va? Ciao Walter. Ciao, va ciao bene, Presidente. Va benissimo, per Presidente. Per Umberto Calcistico è stato un Natale veramente stupefacente. Stupefacente, assolutamente. È bellissimo che in questi ultimi 8 mesi abbiamo portato a casa sia la Coppa Italia che la Supercoppa, che purtroppo la Coppa Italia è stata tragica, una notte che non possiamo dimenticare. Io dedico proprio a Ciro, questo tifoso che si è sacrificato in nome della sua, così, del suo amore verso la propria squadra, questa Supercoppa. Quindi diciamo che non soltanto il 2014, ma questi ultimi 5 anni, voi vi ricordate che io avevo detto, cioè avremo 2 quinquenni, il primo quinquennio per riconquistare la Serie A e per rafforzarci in Serie A, e un secondo quinquennio dove secondo me ci potremo divertire. E il fatto stesso che noi, quando io cercavo a che posto fosse classificato nel mondo il Napoli, non lo trovavo, poi dopo i primi 2 anni di Serie A siamo riusciti ad arrivare al 514° posto. E dicevo, però certo essere tra i primi 514 mi sembra di essere molto lontano. Oggi noi siamo tra i primi 30 club. Quindi vuol dire che al di là di questo fantomatico scudetto che prima o poi vinceremo, ce la faremo, dobbiamo vedere adesso di attrezzarci insieme ai tifosi in modo tale da potercela fare, e una volta che ci saremo riusciti a mettere a punto un sistema di competitività insieme agli altri, allora credo che non ce ne sarà per gli altri, perché i napoletani, il Napoli, i tifosi, io credo che siano unici con la loro forza, con la loro passione, con la loro capacità di vedere in questa bandiera anche un riscatto che purtroppo dalla città continua a non venire, perché ci fanno delle promesse, ma ci fanno delle promesse sempre molto da marinaio. E queste promesse purtroppo però coinvolgono anche il paese, coinvolgono un po' tutta l'Italia, non solo la nostra regione campana. Ora è chiaro che in questi 10 anni abbiamo fatto molto, è chiaro anche che è molto complicato competere con un terzo del budget delle più importanti, se non con un sesto del budget se parliamo a livello europeo. Quindi io credo che al di là dei facili così entusiasmi o delle facili depressioni, io credo che ci sia una via di mezzo, credo che si sia lavorato molto seriamente, credo che si sia dimostrato un impegno anche alla modernità, alla modernizzazione di un calcio molto così superato, molto vecchio concettualmente parlando, e soprattutto siamo stati rispettosi della legalità, ci sono state imposte delle regole, e noi queste regole che vengono dall'alto, vengono dalla UEFA, le abbiamo completamente nel rispetto totale così abbracciate. Ora voglio vedere coloro i quali, leggo squadre importantissime, non hanno rispettato il fair play finanziario, a che cosa andranno incontro. Abbiamo chiesto a Platini, ci fai sapere? Cioè, non è dato da sapere, no, come non è dato da sapere? Ce lo devi far sapere, non è che lo potete decidere, ci dovrebbe essere una regola. Le regole vanno rispettate. No, ma per tutti quanti identica, e che tutti debbano conoscere, ma prima di un campionato, non alla fine arrivano i giudici che giudicano per ognuno con una bilancia e con pesi diversi. Io questo mi auguro non avvenga, e soprattutto prego Platini, non per fare della polemica, ma lo prego vivamente, perché lui, essendo stato un calciatore, è un uomo che ha il senso dello sport e deve avere il senso della legalità, di chiarire questo concetto sul fair play finanziario, ma chiarirlo veramente in modo tale che tutti lo possano recepire, anche i tifosi, perché anche loro sono i primi
diciamo, frequentatori del calcio, quindi devono essere rispettati e ci vuole chiarezza anche. Assolutamente corretto. Quindi, ritornando ai nostri 10 anni, io credo che sono dei 10 anni encomiabili, anche perché io non ho ereditato una squadra che andava male. Noi siamo ripartiti da zero, questa squadra si sarebbe potuta chiamare anche non Napoli, avremmo potuto chiamare anche in un altro modo, saremmo sempre qui dove siamo arrivati. Quindi questo vuol dire che si è lavorato con grande serietà. Ah, Presidente, Presidente, che non è facile, perché la città di Napoli non è una città facile. No, ma tra l'altro i numeri che lei ricordava sono numeri entusiasmanti, perché ha parlato di 10 anni, primo e secondo quinquennio. Negli ultimi 5 anni il Napoli è l'unica squadra di tutta la Serie A ad aver fatto le coppe europee, 2 volte la Champions, 3 volte l'Europa League. Nel 2014, nell'ultimo anno, il Napoli è l'unica squadra che ha vinto 2 trofei. E credo che oggi Aurelio De Laurentiis, parlando alla città, stia dicendo una cosa molto importante. Cioè ha detto: manca lo scudetto, è vero, ma ci attrezzeremo, lavoreremo per arrivare anche a quello. E credo che sia molto bello. 2015 alle porte. Il Napoli in campionato, in Coppa Italia, in Europa League. Che anno nuovo ci dobbiamo aspettare, Aurelio? Ma un anno nuovo dove io credo che innanzitutto farò una richiesta ai tifosi. Ovviamente non possiamo riceverli tutti, dovranno scegliersi dei rappresentanti con i quali io mi voglio sedere ad una tavola rotonda con massimo 30 persone, perché se no non si farà mai giorno, e con loro voglio verificare in che modo noi possiamo diventare, al di là dei nomi dei calciatori, di questo e di quell'altro, perché ci sono le persone preposte da me scelte che hanno la mia totale fiducia, e c'è un allenatore al quale ho dato piena fiducia e pieno rispetto. Quindi voglio proprio con loro trovare delle modalità di inventarci un qualche cosa che ci possa creare quel balance per essere competitivi con la Juventus, con l'Inter e con il Milan. Parlo delle 3 squadre che hanno dei fatturati molto più alti del Napoli. A prescindere se staremo o non staremo in Champions, perché non si può ogni volta pensare che se non si sta in Champions non si può andare da nessuna parte e non si può fare nessun investimento. Quindi noi dobbiamo assolutamente metterci intorno a un tavolo e insieme, visto che è una società per azioni con finalità di bilancio positivo, perché altrimenti se la società fallisce non ce n'è più per nessuno, e quindi secondo questi sani principi dovremo trovare una strada comune. Siccome ascoltavo, ho dato carta bianca a Benitez a piena fiducia, c'è un nome sulla bocca di tutti in termini di mercato, è giovane, è italiano, è molto bravo, è una delle stelle del nostro campionato, mi riferisco a Manolo Gabbiadini, ha 23 anni, è uno di quelli che può crescere, ma è il nome giusto magari scartocciando sotto l'albero il pacco stasera a Liverpool, Rafa. Ma sai, io ho una bruttissima abitudine, che sono sempre l'ultimo ad annunciare i giocatori che compriamo. Perché fino a che io non vedo la firma della controparte, insieme, io metto la firma dopo che gli altri hanno firmato, e quindi nel momento in cui firmo chiamo le radio, chiamo i giornalisti e dico: allora quel giocatore è nostro. Lo sapevamo, mi rispondo. Ma è ovvio, no? A me dicono però che Gabbiadini... Fino a quel momento io non posso vendere la pelle dell'orso che non ho cacciato. È giusto. È chiaro. No, è chiaro. A me dicono che comunque Gabbiadini sarebbe entusiasta di venire a Napoli. E Aurelio De Laurentiis ce l'ha insegnato: chi viene con entusiasmo a Napoli è ben accetto, perché è uno di quelli che viene a dare tutto per la maglia azzurra. Manolo Gabbiadini è un bergamasco, io i bergamaschi li conosco molto bene, ho fatto 6 film a Bergamo, una città che adoro, e loro sono tagliati con l'accetta, sono delle persone molto forti e hanno un senso dell'eticità incredibile. Sono imperforabili sul piano della corruzione, il che è quello che ci vuole quando si è forti e si è giovani e si è promettenti, perché devono diventare sempre poi delle guide per gli altri, no? Devono essere sempre degli esempi imitativi
per tutti quanti quelli che seguono poi questi campioni. Presidente, ma c'è da aspettarsi anche qualche regalo nella calza o nel caso Gabbiadini sarebbe l'unico regalo, ove mai dovesse arrivare? No, diciamo che tra Natale, Santo Stefano e l'Epifania, o diciamo anticipatamente sul Carnevale, qualche altra operazione si dovrebbe poter fare. Quindi ancora qualche regalo. L'anno nuovo comincerà proprio nel giorno della Befana con Cesena Napoli. Rafa Benitez ce l'ha insegnato, è la gara più importante. Però, Presidente, un regalo glielo dobbiamo chiedere a nome di tutti i napoletani. Siccome il caso ha voluto che la prima al San Paolo del 2015 sarà Napoli-Juventus, secondo me sarebbe molto carino sventolargli la Supercoppa sotto il naso a centrocampo prima che inizi la partita, giusto per ricordarglielo, ecco. Ma io questo, guarda, avevo pensato, perché mi piacerebbe portare sotto le curve ai distinti e amici del Posillipo questa coppa per onorare la fedeltà dei tifosi e condividere con loro questo successo. Ho letto anche cose inesatte che io avrei scelto per Doha. Sappiate, cari tifosi, che io non amo né andare a Pechino né andare fuori dall'Italia, nel senso che ho scoperto nei Qatarini delle persone straordinarie, ho scoperto Doha una città sensazionale, l'avevo già vista 2 anni fa. Questi degli Emirati non scherzano, gli arabi sono molto bravi quando ci si mettono, però io avevo chiesto ad Agnelli, dico guarda, la dobbiamo giocare l'estate, perché questi sono i guai che facciamo in Lega, ahimè, e in federazione, però quando poi c'è il campionato del mondo, il campionato europeo, i preliminari, le cose eccetera, tutto questo non quadra. Allora che cosa facciamo? La spostiamo, però la spostiamo sotto Natale, anche lì ci sono le vacanze, devono rientrare presto, abbiamo le partite il 5 e 6 gennaio, mi sembra molto incasinato come problema. Però se la vogliamo fare, forse sarebbe il caso di farla una volta a Torino e il giorno dopo la ripetiamo, o dopo 2 giorni, per dargli il tempo di rifiatare, a Napoli. Ci tiriamo la moneta, vediamo se cominciamo con Napoli o cominciamo con Torino, facciamo un'andata e ritorno, in modo tale che riempiremo sia a Torino che a Napoli. Diremo ai torinesi, voi ve la vedete nel vostro stadio di Torino, e ai napoletani, voi ve la vedete nel vostro stadio di Napoli. Bello, bella idea, bellissima. Così idea avevo io proposto. Poi però, come si fa, come non si fa, molto spesso nella Lega è rimasta questa abitudine di non considerare che la Lega siamo noi. C'è come una specie di apparato sopra di noi dove si fanno un po' gli affari loro. Mi dispiace doverlo dire, perché poi sono tutte persone altamente professionali e tutte delle persone per bene al di sopra di ogni sospetto, però c'è sempre questo intoppo che non si sa per quale motivo. Allora, adesso difatti ho parlato con Brunelli pure si è stancato, Brunelli pure dice no, ma le prossime organizzatevele, chi sarà sarà, organizzatevele per conto vostro. E non è che noi ci dobbiamo mettere contro i nostri stessi dirigenti, ma è un problema anche di così poter quagliare tra di noi sportivamente all'interno dei singoli club le cose, a seconda poi dei problemi che ogni club vive. Beh, certo, e che ogni certo, club certo ha. Va bene, ecco, va bene. Questo è quanto. Allora, Presidente, nel salutarla, ringraziarla anche a nome dell'editore Antonio Niespolo, di tutta la redazione, le auguriamo un Natale bellissimo, o per meglio dire, un Natale stupefacente. Tanti auguri. Grazie, Aurelio. Io vorrei che insieme ai tifosi ci unissimo anche verso coloro che purtroppo non sono fortunati, non hanno la salute, non arrivano alla fine del mese, non hanno un tetto. Quindi io credo anche durante quest'anno di aver così ogni tanto aiutato queste situazioni, penso che rivolgere un pensiero e un augurio particolare a questi a queste persone che soffrono sia doveroso da parte di tutti i napoletani. Un abbraccio speciale, buon Natale, Aurelio. Grazie. Un abbraccio. Natale.